Siamo d'accordo, d'accorduccio fino a qua? Mente reinterpreta questo e dice: io non posso cambiare la struttura radicale delle connessioni, però posso cambiare certe connessioni, quindi posso ancora operare delle scelte. Questo interpreta la mente. Io su questo non nego, cioè, questo non lo nego, mi spiego. Io non sto parlando del fatto che l'uomo, finché ha una mente, non possa in qualche maniera fare delle scelte limitate, perché molte volte è talmente limitato che non se ne accorge neppure di esserlo, attraverso il suo passato, per esempio. Non sto negando che l'uomo possa continuare a fare delle scelte anche finché fa questo viaggio, perché finché c'è una mente, il peso di un passato, il peso del piccolo protagonismo, l'uomo certamente fa delle scelte, che non sono quelle che lui si racconta, e attenti bene, perché l'uomo spesso e volentieri è molto più precondizionato di quanto si racconta, però fa niente. Certamente può fare delle scelte, ma il mio problema non è questo. Io sto spostando l'attenzione. Sto dicendovi, questo fa parte di qualcosa che già conoscete, giusto? Tutta la vostra via interiore è articolata su questo. Fare delle scelte che siano meno grezze, molto più rispettose degli altri, molto più aperte all'altro, via dicendo, nell'ambito delle vostre capacità limitate. Quindi questo è già un percorso che fate. Io sto dicendo un'altra cosa. Più voi vi togliete di mezzo, riconoscete quella profondità di cui sto parlando, più venite catturati da quella profondità. Questa è la questione. E più il che essere catturati da questa profondità vi porta alla quiete della mente, e più arrivate alla quiete della mente perché catturati, più qualcos'altro esiste che oggi non sperimentate. Questa è la questione. Non sarebbe meglio dire le cose sono già precostituite, tu non puoi agire niente, è meglio che te la metti via, così la mente. No, no, intanto prova a pensare un attimo, se una mente arrivasse a dire questo, non come parlare, ma come vivere, la mente sarebbe già quieta. Primo. Secondo, però mi manchi, cioè non mi aggiungi l'altro pezzo, perché se veramente una mente non dicesse queste cose, ma profondamente riconoscesse, non che tutto è predeterminato, ma che questa predeterminazione riflette la sacralità profonda della vita, se un individuo arriva a dire questo e se la sua vita comincia a riflettere questo, beh, oserei dire che qui si apre veramente quel discorso che voi molte volte fate dell'uomo nuovo che viene totalmente piegato dalla vita e dal divino all'essere semplicemente funzione della vita e basta. La frase che hai detta, perché equivoca? Perché intanto una mente non può dirla, ma non può crederci. Non può crederci. Perché una mente non può credere che tutto sia predeterminato, anche perché fa esperienza che qualcosa riesce a modificare. La mente la fa questa esperienza, no? Qualcosa, se tu guardi la tua vita, qualcosa riesci a modificare, qualcosa non riesci a modificare. Magari poi se scavi molto in profondità, scopri che quello che riesci a modificare è molto più la superficie che è la profondità di te stesso. Però anche lì qualcosa non riesce a fare. Quindi la mente fa un'altra esperienza, non fa l'esperienza di cui sto parlando. Poi se facesse questa esperienza, il problema sarebbe già risolto. È chiaro? La mente fa l'esperienza di se stessa. Una volta dicevamo dei suoi oggetti psichici, cioè di ciò che essa ha depositato dentro di sé, elaborato dentro di sé attraverso il suo passato fino ad oggi. E nessuno potrebbe mai dire che l'uomo non ha delle libertà di scelta, che alcune volte non modifica qualcosa nella sua vita. Ma attenzione bene, io non ho mai sostenuto che un individuo che muore la mente e che diventa soltanto funzione non agisca, per esempio, quando avvengono una serie di eventi, e agisce però sulla base di questo riconoscere la struttura profonda che gli fa capire la grandezza della sacralità della vita e che lo fa magari anche combattere, tra virgolette, cioè agire in modo tale che l'umano rispetti di più questa profondità della vita. Non è che lui, come dire, si sottragga, ma è il risultato non di un suo sforzo, ma di questa lettura profonda che ormai si è sedimentata dentro di lui, che lo rende piegato ad essere soltanto funzione. Cosa vuol dire soltanto funzione?
soltanto quel qualcosa che riflette la profondità della vita e non quel qualcosa che aggiunge sempre qualcosa che secondo lui la vita non ha. È chiaro? Quindi un'affermazione di questa natura che io ben capisco è distorta da due fattori. Primo, che la mente non può essere convinta di quello che dice, se lo può dire ma non può essere convinta. Secondo, perché la mente fa esperienza di qualcosa che invece modifica. Terzo, perché la mente non è pacificata in quel momento in cui la dice, la mente è agitata, pensaci. Io parlo di una mente quanto minimo quieta, sempre più quieta, sempre più quieta, sempre più quieta, sempre più quieta. Perché per arrivare lì, o se vogliamo meglio, per essere spinti a calci lì, dove io sto parlando, da quel qualcosa che eccede voi, la mente deve essere sempre più quieta, sempre più quieta. L'essere sempre più quieta è risultato di, ma è anche condizione per, entrambe le cose. E la mente subito dice, ma come fa a essere risultato di e precondizione per? È contraddittorio. E no, e no, e no. Ancora una volta il processo interiore funziona non soltanto perché voi lo volete, ma perché c'è un'eccedenza. Ed è questo che rende possibile il declinare l'uno e l'altro elemento in un certo modo.